Ciao Milano, come state? Fatevi sentire! Wow, davvero, io sono veramente al settimo cielo questa sera, essere qui, tornare a Milano, ma questa volta al Teatro Nazionale e poi con un pubblico davvero così numeroso e caldo. Ma proprio carico! Pieno di energia! Per chi non mi conoscesse, io sono Francesco Tesei, ma questa sera non si parla tanto di me, si parla soprattutto di voi. Perché si parla di voi? Beh, perché sarete voi i protagonisti e contemporaneamente gli osservatori di tutto quello che faremo in questa serata particolare. Però io prima di cominciare, in effetti, avrei bisogno di conoscervi meglio. Perciò vediamo un po', così, ad alzata di mano, chi crede nella telepatia, alzi la mano, per favore, vediamo un po'. Quattro gatti, proprio, ok. Ok, potete abbassare la mano, sarà fantastico. Adesso, chi crede nella telecinesi, ovvero la capacità di muovere gli oggetti con la sola forza del pensiero, alzi la mia mano. Milton Erickson diceva: voi siete molto più di quello che pensate di essere e sapete molto di più di quello che pensate di sapere. Tutte queste informazioni che voi avete ma che non sapete di avere sono nascoste nel vostro inconscio. Bene, questa sera giocheremo insieme a trovare le chiavi che ci permettono di attingere proprio da quelle risorse straordinarie che sono appunto nascoste ed immagazzinate dentro ad ognuno di noi. Lo faremo utilizzando questa, attraverso il pensiero, la comunicazione e, perché no, anche l'immaginazione, intesa come la capacità della mente di creare e costruire immagini. Ragazzi, forse avete già capito quello che sto per chiedervi di fare. Prima vi avevo chiesto di immaginare un libro invisibile, di scegliere una parola dal vostro libro immaginario, e adesso giochiamo con queste parole. Vi chiedo di scrivere la parola che avevate scelto qualche minuto fa, questa vostra parola, al centro dei fogli, del foglio di carta, ok? Scrivetela per favore bella grande in stampatello in maniera leggibile, perché io poi vorrei fare vedere una dopo l'altra queste parole anche a tutti loro, d'accordo? Fra poco, Morena, io ti consegnerò questa busta, tu la aprirai e leggerai ad alta voce qual è la parola che c'è scritta dentro. Uno di loro quattro ha scritto questa parola, giusto? Dopodiché io vi chiamerò uno dopo l'altro, appunto, a venire qui davanti al microfono, e ognuno dovrà affermare di essere, prima di tutto si presenterà, ciao, io sono bla bla bla, e poi dirai: sono proprio io ad aver scritto la parola, quella che stiamo per scoprire, ok? Che cosa vuol dire questo? Che inevitabilmente tre di loro diranno una bugia, mentre uno soltanto dirà la verità, quello che effettivamente ha scritto questa parola. Io voglio provare a scoprire chi sta mentendo e quindi poi, per esclusione, voglio provare ad indovinare chi è il proprietario e l'autore di questa parola. È chiaro? A posto? Benissimo. Morena, ad alta voce, non mi fare vedere la parola, io non voglio essere aiutato dalla grafia, perché uomo, donna, io chiedo di scrivere in stampatello anche per quello, perché è più difficile capire se la calligrafia è di un uomo o di una donna. Prego. Presente? Presente, potrebbe essere il tempo, nel qui e nell'ora, oppure in presente, come dire, un regalo. È una bella parola. E allora, prego. Ciao, sono Simone e io ho scritto la parola presente. Ok. Gli faccio vedere Simone, perché forse lui ha capito, ha detto: bisogna che io ostenti un po' di sicurezza per cercare di ingannare il mentalista, e quindi ciao. Allora, Simone, vieni qua. Adesso mi puoi dire la verità. Io ti ho guardato, ti ho analizzato soprattutto i tuoi movimenti. Sei stato quasi un pochino troppo, insomma,
Tagliamola corta. Simone, dimmi la verità. Secondo me, tu hai appena detto una bugia, non l'hai scritta tu questa parola. Confermi? Sì, confermo. Perfetto. Vuoi tornare al posto? Grazie, Simone. Prego. Ciao a tutti, io sono Marcello e sono io che ho scritto la parola presente. Marcello è stato bravo. Oddio. Marcello è stato bravo perché, diciamo che era sicuro di sé, era anche spontaneo, si è messo un po' a ridere, eccetera. Però quando è arrivato il momento clou, diciamo che non ha avuto nessuna paura a guardarmi negli occhi. Cioè ha cominciato l'ultima frase dicendo, sono io, c'è stata questa mano che sottolineava la cosa, e sono io ad aver scritto la parola presente e mi guardava. Allora, Marcello, sai cosa facciamo? Ti tengo un attimo in sospeso, ok? Torna pure al posto un secondo. Prego. Ciao, grazie, benissimo. Stavi per dire una balla clamorosa, confermi? Facciamole un applauso, non è colpa sua, eh? Puoi tornare al posto. No, è che ha fatto tutto il percorso guardando giù, no? A un certo punto avevo paura che desse proprio una zuccata qua, una testata. Quindi, come ti chiami? Scusa che non sei neanche riuscita a dire il tuo nome. Clara. Clara, il tuo marito può stare sereno, diciamo così. Prego, Chiara. Ciao, sono Chiara e sono io che ho scritto la parola presente. O stavi dicendo la verità o sei una professionista. Della menzogna, intendo. No, non è vero, amore. No. Come si chiama il tuo amore? Edoardo. Amore? Amore, non è vero. Amore, dove sei? Non lo vedo. Dove eri seduta? Là. Là, da qualche parte. Hai detto come si chiama? Edoardo. 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 Abbiamo appena discusso, non vale. Edoardo, non ti fidare. Perché Chiara si è alzata e praticamente ha cominciato a parlare da qua. Cioè aveva una gran voglia di venire a dire delle balle. No, all'inizio ho pensato che, davvero, di solito chi parte così e comincia da laggiù è perché si sente sicuro, perché dice la verità. Però poi dalle tue reazioni adesso, Chiara, secondo me tu effettivamente hai detto una bugia. Confermi? Dammi un 5. Di conseguenza, Marcello, vieni qua. Eri tu, vero, che avevi scritto presente? Dammi un 5. Grande. Ottimo. Grande. Marcello, puoi tornare al posto. Grazie mille. Faccio alcune domande, ok? Al microfono così ti sentono. Mi dicevi che l'hai scelto. Che è? Un pennarello. Pennarello. È grosso. È Claudio? No, come Edoardo. Si chiama? Edoardo! Cioè, si è emozionata. È un pennarello. Ti chiedevo prima se questa tua parola l'avevi scelta effettivamente da un libro. Mi hai risposto? Ni. Immagina, diciamo, che qui comincia l'iniziale della parola. Io adesso muovo la mano così tu mi fermi esattamente quando vedi l'ultima lettera. Così capisco più o meno, ok? Quindi qui c'è l'iniziale, dimmi stop ad alta voce quando vedi l'ultima lettera, ok? Stop. Stop qui? Anche un po' più qua. Un po' più in qua? Precisa, eh? Precisa. Vabbè, dipende da come si scrive. Giusto, io mi immaginavo un font 12, cara. Punti. Tu quale font stavi usando? Grande. Un po' più grande, un 18, un 18 punti, ok. A lei piacciono le cose... Ma... è fatta così, cioè lei se la immaginava... Ok. Senti, è una parola che possiamo dire... No. Sì. Okay. Mi stavo cominciando a preoccupare. Torniamo indietro, l'iniziale, non la dire. Pensa soltanto a questa iniziale. Ok, non ti muovere, ferma così. Notate che mentre le chiedevo di pensare a questa iniziale, si è concentrata effettivamente, le labbra si sono come serrate.
non un sorriso, non un respiro. Secondo me stava pensando a non dire nulla per adesso, stava pensando prima di tutto ad una consonante. Confermi? Sì. E poi credo che si trattasse di una labiale, cioè o una P o una B, cioè tutte lettere che si dicono con le labbra strette. Direi... P, è giusto? Chiara, pensa ad una lettera in mezzo alla parola. Ce l'hai? Sì. Stai pensando a una consonante? Sì. Chiudi gli occhi un secondo. Sono indeciso tra un paio di lettere. Ho avuto la sensazione che all'inizio, poi non sono sicuro, ragazzi. Ci provo, non dite nulla, per favore. Non dite nulla. Ok, Chiara, puoi riaprire gli occhi. Mi dici questa singola lettera che stavi pensando? F. Potevi scegliere una lettera qualsiasi, ti ho chiesto di pensare ad una lettera. Non è una parola non è una parola lunghissima, ma nemmeno una parola cortissima, giusto? Sì. Chiudi gli occhi un attimo, io credo di avere capito, non dite nulla. Mentre tieni gli occhi chiusi, ti ricordi anche il nome dell'autore del libro? Mi sembra di ricordare. Non dire, non dire. Non dite nulla neanche voi, eh? Tanto per far vedere che sono anche un po' artista. So. Vai, apri gli occhi. Vai, dimmi questa parola che hai in mente. Profumo. Ma vieni! Chiara, fatti dare un bacio! Un applausone a Chiara! Dammi un 5.